Mamma, sì, siamo rovinati. Se mi sa crisi, se mi so covid, se mi so mio marito che non serve a niente. No, nessun aiuto, siamo abituati a risolverci i problemi da soli. O meglio, sono abituata a risolvermi i problemi da soli perché mio marito, già te l'ho detto che non serve a niente. Sì. A proposito, che la lana luce mi occupava tu? Sì, perché già ci hanno staccato il gas e si è rotta la caldaia, la figa rimane in buro scuro. Come faccio ad andare ad alzarmi perché non lo paghiamo da un mese? Allora, visto che sono mira via di Samone e Servavate, cioè, andavi dove sei andato l'altra volta, no? Con il supermercato particolare che... Come si chiama? Conad? Deco? Ero Spin? Nemmeno. Caritas? Da ragazzo, sono stato sfortunato da ragazzo. Vero. Sì, il concorso nelle ferrovie. Arrivai alla lettera di assunzione tardi e perdetto il tuo posto. Bravo. E perché quando abbiamo aperto la macelleria e venetamo qua a pazzi? No, ma avevo aperto questo ristorantino, tranquillo, stava andando pure bene. È venuto il covid. Ecco. Si mette a figare Ruzzini, il creatore è in casa da parte, esce una pera. Mamma! Bella! Uè, ma ti stai allenando? No, mi sto scarfando. Ma infatti perché fa così freddo in questa casa? Si è rotta la caldaia, mamma. Stiamo aspettando il tecnico che viene. Vabbè, comunque, ma devo andare in farmacia e ho bisogno di soldi, per favore, per il taxi. Un taxi? La farmacia sta qua sotto. E no, devo andare a quella di turno e sta a 15 km. Mamma mia, prendi la macchina di tuo padre. C'è un problema. Che problema? Non cammina. In che senso? Mamma mia, vuoi iniziare a urlare un'altra volta? Ho detto in che senso? Da fare la tragedia. Una tragedia, sto curando, ce la faccio. Ma soltanto in che senso sai dire? Se non mi dici che è successo, ti dire in che senso? Tua vita? Diciamo che io ho fatto un piccolo incidente. Io sapevo che faceva una tragedia. La macchina è perfetta. Si mette contro la luce, non ci sta manca un chip. Non ci sta manca la macchina. Sai perché? Perché io ci faccio la passata di pasta tutte le mattine. Via dai, se non vedo la pasta che sono 3 mesi. È un bel motore. Ci vuole il piede caldo. E perciò ma vengo perché tengo i vergogni. A casa di Rocca Rasa? No, quest'anno non ci vado. E butterò a casa a casa mia. 10.000 euro, neanche un euro. No. Scendi e portami i soldi, Mike. Ah, per me anche domani. Dopodomani? Dopodomani. Fra una settimana. Una settimana. Come si trasia? Fa una cosa, ti chiami a te, eh? Ciao. Ma che buco? Io? Niente. Ma come niente? Mi fa 3.000 segnali, ci mancano solo i segnali fumo. No, quando mai? Allora, cambiamo discorso. Non te la vendere la macchina. Allora, io me la devo vendere per forza la macchina. Perché devo pagare le rate del mutuo. Stai tranquillo, poi man mano. Ti giuro. La metti sotto. Ciro, a proposito, hai fatto la spesa per Capodanno? Sì. Hai preso il capitone? Sì, ho comprato. Fresco? Era fresco, però c'è tutta la casa, è andata congelata. Ciro? Quanto siamo fortunati. Ma chi? Noi, io e te. Fra, noi siamo pieni di debiti. I miei debiti con le banche, con lo Stato, o chiunque. Siamo fortunati. Perché non sappiamo apprezzare quello che abbiamo. I perucci, quelli ci sono rimasti. Bravo! Sai che ho letto sul giornale? 4 ragazzi hanno fatto un incidente. Stanno tutti e 4 all'ospedale con fratture multiple. Li conoscevi? No. Se sempre ragazzi, ti spiace. Però sai che pensavo? Che a volte quando sono in autostrada mi capita spesso di leggere quei cartelli che dicono che la gente ha perso la vita negli incidenti stradali. A volte sai che penso? Se capitasse a noi. Non c'è questo pericolo, ci abbiamo venuto pure la macchina, quindi problemi non ce ne sono. Ciro? Oh. Sai che è successo? Una figlia ha preso la macchina del padre, ha fatto una curva sbagliata, bum. Ma l'importante, dico io, è la vita della figlia. Che te ne fotte la macchina? Sara! Che si è fatta la macchina, ti voglio bene, Floria, dimmi che non si è fatto niente. Non si è fatta niente. Non si è fatta niente. Si è sciarmata sana. E perché mi dici che non si è fatta niente? E tu hai detto dimmi che non si è fatta niente. Ma cosa è successo? Allora, con calma, non ci iniziamo a riscaldare. Capro fosse un piacere. Praticamente mi stavo accendendo una... Sigaretta? Una canna. Bene. E sono andata proprio dritta nel palo della luce. Ma come si fa a fare tu per la luce? Sta là per fare la luce, come hai fatto a nuovere? E no, è perché quella fa la luce attorno. Ma siamo non mangio, ma che mamma le rapena. Batti! Ah! Io qui, ci metta la festa, io. Che è successo? È rimasta così, no? Giuro, si è bloccato. E metti caso, ti sa scarfo. Ciro, sai che stavo pensando? Ma vieni se hai già pensato buono. Ma se ci facciamo una lettera al palo? Al limite adesso fu la lettera a te, però non è possibile. Perché? Già fa? È che con la luce sono 43 merda, perché porta statisi. Dice io stavo qua per conto mio, si è venuto tu un gollo a me, eh? Ciro. Lo sai che mi ricorda i tempi? I vecchi tempi?
Chi lo siamo a scaffare un poco? Floriamo, noi andiamo, non Floriamo. Ah, sta ancora così a mano. Ancora che. Non lo so.